spiritualità e di sentimenti per la pace. Purtroppo, ancora oggi, il cammino verso la serena convivenza tra i popoli è tortuoso, insidioso e difficile da percorrere. Sarebbe opportuno e necessario porre in essere nobili valori universali, quali l'uguaglianza e la solidarietà. Il compito di noi educatori è quello di instradare le nuove generazioni verso un futuro migliore attraverso il dialogo, il senso di responsabilità e l'empatia. Solo così otterremo la chiave di apertura per un nuovo mondo fatto di pace e civile convivenza tra i popoli. Il primo brano che ascolteremo è di Antonio Vivaldi, tratto dal Gloria in Re maggiore. È una delle prime composizioni vocali in musica sacra composte da Vivaldi tra il 1713 e il 1714. Dimenticato per anni, il Gloria fu riscoperto nel 1920 da Alfredo Casella, compositore e pianista, che lo ripropose al pubblico a Siena durante la settimana vivaldiana. Il movimento Domine Deus è caratterizzato dal tempo alla siciliana, con andamento tranquillo, cullante, tipico di questo genere. Il soprano espone un'ampia melodia con sviluppi e variazioni. Domine Deus. Al punto che la tragicità del suo caso
tanto inquieta non solo Figaro e Marcellina, che le domandano subito di che cosa si tratti. Una curiosità: la prima interprete di Barbarina nel 1786 fu Anna Gautier, che all'epoca aveva appena compiuto 12 anni. 5 anni più tardi sarebbe stata anche la prima Barbarina nel Flauto Magico. Thank you.
trasposta dal sacerdote francese Jean-Marie Benjamin, musicata da Rizzo Ottolani e interpretata da Claudio Baglioni per la colonna sonora del film dal titolo omonimo del 1972, diretto da Franco Zeffirelli. Il brano non è altro che un riadattamento del testo originale del Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi, noto anche come Cantico di Frate Sole, al primato di essere ad oggi più antico testo poetico della letteratura italiana. La prima di Santa.
vissuto molti anni a Parigi, dove ha fondato nel 1979 una corale di ragazzini ebrei francesi, di età compresa tra i 15 e i 17 anni. La canzone Gaga è stata composta proprio per loro. Il testo della canzone riprende il quarto versetto del testo ebraico del Salmo 23, Il Signore è il mio pastore. La canzone è cantata dagli ebrei durante lo Shabbat, ovvero del giorno di riposo che gli ebrei è il sabato. Il brano ha un ritmo contrastante, apparentemente gioioso, ed è ormai un simbolo, uno degli inni più toccanti della Shoah, durante la quale più di 1,5 milioni di bambini furono uccisi dai nazisti. Così lo ricorda l'amico Carlo.
Il soprannome con cui ci rivolgevamo a noi era Giango e pensiamo che nient'altro possa calzarvi a pennello più di questo, così simpaticamente portato durante gli anni che hanno visto nascere e consolidarsi la fraterna amicizia che può crescere soltanto in occasioni di prove, viaggi e concerti di suono. Thank you.
nemmeno Imagine. Un brano che nel tempo è diventato un vero e proprio inno di speranza. In questa canzone, infatti, il leggendario musicista immagina un mondo migliore dove non ci siano più guerre, ma solo esseri umani che vivono in pace. Ricordiamo che i Queen eseguirono il brano come tributo a John Lennon durante il loro concerto alla Wembley Arena nel 1980, la sera successiva alla morte del grande artista. In seguito, Stevie Wonder l'eseguì nel 1996 in memoria delle vittime dell'attentato terroristico delle Olimpiadi di Atlanta. Neil Young invece interpretò Imagine in ricordo delle vittime dell'11 settembre, mentre Madonna la cantò per le vittime dello tsunami nell'Oceano Indiano. Il liceo musicale lo dedica a tutte le vittime presenti oggi nel nostro mondo. Antonio, dai, tutti quanti, un applauso.
Se la musica, Signore, è il mio talento, se questo è il dono tuo per me, non mi occorre altro per parlarti. Da ogni nota ti giungerà un messaggio, una richiesta di grazie, un grido di dolore, e una nota che potrà sembrarti vuota troverà quello che ho da dirti e quello che ho da darti. La musica ha solo 7 note, ma sono bastate per le grandi opere, e da quelle 7 note, basse, alte o anche stonate, volerà dire la mia preghiera. Quando incontrerò una pausa, mi fermerò a pensarti e alla nota successiva continuerò a suonare per pregarti ancora. Quindi un augurio a voi che attraverso la musica possiate incontrare chi vi ha dato questo grande talento. E oggi sembra non incontrarlo più, ma in realtà c'è sempre nella nostra vita e nella vostra vita. Grazie.